Eccoci qua per il Salty Woods 1. Abbiamo Winners Round 1 fra Dex e Viz362. Quindi abbiamo questo match che decide partire sull'Highlat. Scelta interessante. Sappiamo che Gordo fanno schifezze sull'Highlat, ma è anche discretamente buono per Ninja, il quarto consente di mettere, di fare un discreto spacing di Shuriken e di sciarcare sotto le piattaforme. Quindi vediamo questi jab a iniziare. Buon inizio. Oh, non riesce a trovare up smash. Buono il tentativo per il tech forzato, però non riesce a trovare il appunto up smash. Comunque inizio tranquillo fra i due giocatori. Vista lo spam di Gordo a parte di ma subito il suicidio da parte di Viz362, che rende difficile appunto già la situazione sin dal vero inizio. Quindi iniziamo questi down air unsafe da parte di Greninja, che non vengono puniti. La pair, un altro pair, ottimo follow up. Cerca un altro ma non lo trova. Adesso 74% su King Dedede. Interessante che abbia deciso di utilizzare questo personaggio, non il personaggio che ha trainato recentemente, per rimpiazzare questo cassone. Ancora Gordo, l'F smash che viene pulito con un back air molto veloce. Sì, torna sullo stage senza problemi, cerca questa read con l'F smash, non la trova. Assorbe l'avversario ma è poca percentuale. E col back air subito a mettere l'avversario off stage, ma questi shuriken che spingono il Gordo. C'è anche la read dell'air dodge col 6B, ottima idea, ma non riesce a trovarlo. E lo stage spike col Gordo, sfortunato, dando quindi l'1-0 per Dex. Sì, tra un game e l'altro chiaramente. Chiedono le regole per il coaching. Survival. Oh yeah! Quindi vediamo il coaching da parte di Pepsman al ancora impallato qua, mi ero dimenticato. Dopo riapriremo OBS. Comunque diciamo il coaching a parte di Pepsman a Viz362. Decide di optare per Final. No. Vediamo lo stage scelto da Viz362. Ed ecco il counter. Decide di cambiare. Ah, ovviamente ha scelto Town and City o Final Destination. Adesso vediamo Town and City. Buona scelta a parte di Dex, che va su Rob per tentare down from Pace. Sta molto bene su Greninja, dato che è molto 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 fast fall e ha una gravità molto alta. Vediamo quindi questo inizio. Buona la grab down from Pace, chi l'avrebbe mai detto. Neutral B portato al bordo. Dex non riesce a trovare i suoi spazi per camperare come vorrebbe. Da un tilt, cerca poi una grab ma troppo lento, percentuale troppo bassa. Quel gioco tranquillo per il momento tra i due giocatori. Base percentuali dopo 30 secondi di gioco. Il caldo sta sicuramente influendo sui due giocatori, che non possono concentrarsi come vorrebbero. Dex Traction, ma non trova il follow up. Buono il tech da parte di Dex. Senso, lì poteva trovare un jab block se scendeva velocemente con un altro down tilt. Cerca la full sul combo, ma è troppo lento. Ancora questo neutral B caricato e trova il stage B. Ottima combo da parte di Viz362, che trova subito un vantaggio 50% sul suo Greninja al momento. Prova buono a seguire il tech, la roll del get up. Buona combo da parte di Dex con questo gyro. Trova la smash. Va 103%, è sicuramente una buono il tech. Una percentuale pericolosa. Probabilmente quella elettropompa ha salvato il rob di Dex. Però adesso deve trovare sicuramente una grab o qualcosa di interessante. Buono
visto Gyro intercettare l'avversario che cerca. Oh, ecco il down tilt up smash. Sicuramente molto valido. Bello questo drag down up air. Ok, il Pair a recuperare un po' di stage control. Ma l'F smash spazzato molto bene. Intercettare quel Nair. Carburante comincia. Ed è finito. Quindi uno pari, questa scelta di Rob non si è rivelata vincente per porre fine al set. Vedremo quindi quale sarà la scelta di Dex nel prossimo game. Survival! Ragazzi, va avverto, io mi sa che il mio prossimo game lo giocherò a dorso nudo perché è una situazione invivibile. Sì, è sempre tutto il mio puzzo d'ascella. Decide di tornare su King Dedede. De. Le due kill che ha trovato prima erano state sicuramente un po' fortuite, ma forse potrebbero liberarsi. Comunque è una scelta vincente contro questo Greninja. Vanno su King Spazio, che non stesso mi piace molto a te. Sicuramente ho visto lì questo inizio, era chiaramente un side B ancora più basso. Dobbiamo considerare che i Liguri hanno almeno un po' di esperienza con questo personaggio, grazie ai due giocatori che si trovano là, si distano con Dedede. Ok ragazzi, una regione con due giocatori che usano questo cassone e è un po' più personale. Sono l'unica cosa più impressionante era la pull piena di Dedede a Liguri. No, ho fatto apposta un tubo, è stato assolutamente casuale. Il Pain quindi situazione comunque buona per Beat 362 che avvieremo in Beat e basta perché siamo vivi. Buono, trova il tech chase col cordo. Down hit che riescono a pugni avversario, il down smash buono a staffare l'approccio avversario, ma va troppo in basso per evitare quel gordo, perdendo così lo stock. Purtroppo il recupero di Greninja è assolutamente overrated, soprattutto per quanto riguarda la distanza. Ha un doppio salto molto alto, se non sbaglio il primo o secondo più alto del gioco, però si tratta di un gran problema quando è potuto il recupero con la B. Ricordiamo l'ultimo game delle pull fra Tyler DX e Aestatic, dove Aestatic perse in modo assolutamente ridicolo. Ma ecco questo grande juggling di Aper da parte di Wiz che pone fino allo stock di Dex. 28% di vantaggio, sicuramente non molto. Buona attesa a parte di Wiz che trova questa down throw, down tilted, ancora grab e F throw. Oddio, va molto in basso, ma riesce a recuperare, non viene intercettato da dietro pompa. Buoni questi back air, sta qui, è sicuramente un errore, doveva essere un gordo angolato verso l'alto probabilmente. Vediamo parecchi flap tecnici al momento da Dex, probabilmente un po' innervosito dal fatto di aver perso il primo game. Ha cercato questa roll col down smash ma non l'ha trovata. Buono questa smash però non connette il secondo colpo. Il gordo accatissimo, non riesce a trovare follow up. Ed ecco, questo side B. Quindi vediamo percentuali molto alte per i due giocatori. Questo up B che però non riesce a rompere lo scudo, pericoloso. L'up smash connette entrambi gli hit, dando quindi il game e il set a Viz 362, 2-1. Un deck sicuramente amareggiato da questa sconfitta. E ci rivedremo a breve per un altro match.